Buonasera, credo che debba partire spiegando la parola che è sotto il mio nome. Tutti voi vi starete chiedendo che cosa faccia io, ve l'ho chiesto anche Dusca ieri. E ho risposto sono cercatrice, mi raccomando senza ri, perché in effetti potrei essere ricercatrice all'università, non lo sono, faccio ricerche in ambito storico e mi sono coniata questo nuovo termine perché la mancanza di lavoro a volte genera anche una crisi di identità che può essere molto angosciosa e quindi onde evitare il suicidio, ecco, io mi chiamo cercatrice e in effetti cerco un po' di tutto, quindi cerco storie, ma cerco dai funghi alle idee, cerco lavoro, a volte e molto più spesso cerco lo stipendio, perché il lavoro non manca, ma a differenza... dell'identità non sempre lavoro e stipendio vanno insieme. Questa mia scelta, quella di continuare a fare la cercatrice senza avere uno stipendio fisso, ci ho riflettuto, è dipesa a larga parte dai miei genitori che mi hanno permesso di non dover pagare un affitto, ma anche da una mia scelta personale che è quella di non avere la macchina. E mi sono chiesta se sono io ad essere folle o se in qualche modo questa scelta è stata condivisa anche da altri. E allora ho sentito questa frase di una canzone inglese su cui vorrei invitarvi a riflettere e che dice così: Buy this car to drive to work, traduco subito, drive to work to pay for this car. Cioè, compra questa macchina per andare al lavoro, guida per andare al lavoro per pagare questa macchina. Siamo in presenza di un assurdo logico in cui però tutti noi siamo immersi. Perché? Perché fatichiamo a distinguere il benessere dal benavere. Noi abbiamo ceduto il diritto, che è un diritto, a muoversi, ad avere la possibilità e la capacità di muoversi quando e dove vogliamo con il possesso della macchina, ma non è il possesso della macchina a regalarci la libertà del movimento. Il possesso della macchina implica una serie di spese veramente insostenibili, soprattutto in un momento di crisi come questa, dal bollo all'assicurazione, le riparazioni, che sarebbero, diciamo, qualcosa a cui possiamo rinunciare se la macchina non fosse nostra, ma questo lo so, questo è un cambiamento di mentalità molto forte e sarebbe possibile operare una scelta come la mia se un'amministrazione comunale avesse in mente una idea di città completamente diversa da quella a cui noi siamo abituati a pensare e se cioè questa città, come ad esempio succede nelle grandi città, come a Berlino dove ho vissuto per alcuni mesi, la macchina è quello che è, cioè è utile, io non la voglio assolutamente demonizzare, è utile in certi casi, è utile se devo trasportare degli oggetti pesanti, è utile se ho delle persone che non possono camminare con facilità, ma diventa un ingombro se ho una città come appunto Berlino, ma ci sono anche altri esempi in Italia, come ad esempio Milano o Ferrara, dove la macchina è semplicemente un ingombro perché è molto più facile spostarsi in bicicletta con i mezzi pubblici. Quindi io vorrei una città dove al posto di possedere una macchina io possa avere a disposizione una macchina tutte le volte di cui ne ho bisogno, magari con i servizi di car sharing e carpooling, cioè dove io non sono il possessore, il titolare della macchina, ma ne posso usufruire senza dover pagare bollo, assicurazione eccetera eccetera, ma semplicemente costi vivi, quindi benzina e basta, e un affitto eventuale, e questo da una parte. Dall'altra vorrei implementare i mezzi pubblici, quindi Massimo Viti sarà d'accordo con me che se l'amministrazione comunale agisse in maniera tale che i servizi pubblici fossero efficienti, che collegassero non solo Empoli al suo interno, ma tutte le frazioni, che fossero funzionanti anche dopo le 8 di sera, probabilmente molte più persone le utilizzerebbero. E vorrei avere anche una città dove è possibile muoversi in bicicletta senza rischiare la pelle e quindi non solo e non soltanto le piste ciclabili e non solo pezzi di piste ciclabili, ma una rete che sappia unire Empoli a tutto il resto delle frazioni. E perché no pedonalizzare anche il centro? Quindi se ci fosse un'idea di città diversa, allora qualcuno potrebbe anche pensare liberamente di rinunciare alla macchina, perché questo
potrebbe dar modo ad altri di fare delle scelte di vita diverse, così come ho fatto io. E allora qualcuno mi potrebbe dire: ma dove li troverai i soldi per fare tutto questo, che tra l'altro creerebbe anche altri posti di lavoro? Allora io rispondo che ci sono vari mezzi, vari modi per farlo, ma in realtà la risposta che mi preme dare è un'altra, che è molto più profonda, credo. Cioè, non dobbiamo più limitarci a fare una politica che sia amministrazione dell'esistente, che sia riempire le buche, tappezzare qualche problema qua e là, rispondere ai vari gruppi di potere, ma dobbiamo avere il coraggio delle proprie idee. Dobbiamo prima di tutto avere le idee e soprattutto avere un'idea diversa di società, perché a quel punto, solo avendo una prospettiva verso cui tendere, allora sapremo dire sì quando sarà il caso di dire sì e sapremo dire no quando sarà il caso di dire no. Grazie.